Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079-280698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079-271280. Centinaia di nuovi poveri causati dal Covid e i loro bisogni, oltre alle istituzioni, rispondono in città più di 70 associazioni di volontariato. Tra queste il Cenacolo, che da mesi fa da termometro all'emergenza sociale e soccorre chi è privo di tutto, perfino della vicinanza del prossimo. Teniamo un rapporto amichevole con loro e sono loro stessi che ci dicono stiamo scarseggiando e allora noi ci attiviamo, ma soprattutto ci attiviamo per ascoltarli. La fascia intermedia è quella più colpita dal tracollo economico seguito alla pandemia. Oggi anche lei, ahimè, è caduta nel bisogno perché hanno perso tanti commercianti, hanno chiuso, tante attività sono chiuse, tanti lavori autonomi sono finiti e quindi oggi queste persone sono in difficoltà grave. Ma se vengono a mancare i soldi non spariscono certo le tasse da pagare e non solo. E mutui tanti nel nostro territorio hanno dei mutui e dovevano fare una scelta, o pagare il mutuo e tenersi la casa o non pagare il mutuo e mangiare. Per sopperire alla disperazione si prescrivono rimedi temporanei. Purtroppo vedo che le nuove povertà spesso vengono curate con psicofarmaci. Ecco, io dico che gli interventi giusti non sono questi, ma bisogna mirare a qualcosa di più nobile. Intanto si preannuncia la terza ondata del coronavirus con tutte le prevedibili ricadute sul tessuto umano. A Sassari serve un maggiore coordinamento, denuncia la presidente della Commissione Disabilità Ermelinda De Logu, tra comune e chi fa solidarietà. Il fatto che non c'è assolutamente una cabina di regia che raccoglie tutte le informazioni su chi si muove nel sociale, in questo caso le associazioni, perché le associazioni sono quelle che durante la pandemia hanno veramente dato la risposta. Un anno di indagini e reati nel report 2020 della Polizia Postale in Sardegna. Tante le voci delle attività svolte dagli agenti della Polpost, coordinati dal primo dirigente Francesco Greco. Tra queste il contrasto alle truffe informatiche, al furto di identità e allo screening dei social, così come dei siti web ad alto potenziale di pericolo. C'è poi il capitolo della pedopornografia online. Nell'anno appena concluso, molte le operazioni condotte, tra cui quella denominata Sick Boy, e in aumento le persone denunciate, passate dalle 22 del 2019 alle 38 del 2020. Incremento anche dei giga di file sequestrati, oltre il 286%. Un altro fronte di indagine viene dalle truffe online. Il lockdown pandemico ha aumentato il giro d'affari in rete. Solo in Sardegna denunciate 247 persone, mentre sono 35 quelle raggiunte da una denuncia per furto di identità, diffamazione, ingiurie e minacce sia online che per via telefonica. Sul versante Financial Cybercrime, la Polizia Postale ha denunciato due napoletani per frode informatica e truffa realizzate con lo smishing, che consente l'accesso abusivo al conto corrente della vittima, e altri 5, sempre campani, per frode informatica, riciclaggio e autoriciclaggio. La Polpost ha poi indagato, nell'ambito delle truffe legate a falsi investimenti finanziari online, i componenti di un gruppo criminale che mesi fa hanno sottratto 380.000 euro a un sardo, soldi che sono stati in seguito e in parte recuperati. Mascherine chirurgiche, materiale elettrico e filtri per tabacchi senza marchio della Comunità Europea e in assenza di autorizzazione alla vendita sono state sequestrate in un esercizio commerciale ad Alghero. Un'operazione antifrode condotta dall'Agenzia Dogane Monopoli e dalla Polizia Locale Algherese in applicazione del protocollo d'intesa siglato il 9 ottobre scorso e finalizzato all'accertamento di violazione in materia di diritti di proprietà intellettuale e di tutela del consumatore. Sono state sequestrate 350 mascherine FFP2 chirurgiche prive del certificato di conformità e 20.000 filtri per tabacchi privi della necessaria autorizzazione per la detenzione e la vendita, oltre a materiale elettrico senza certificazione di sicurezza CE. Violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.000. L'esercente è stato anche denunciato per frode in commercio e uso di prodotti industriali con segni falsi o contraffatti.
La pandemia non ha fermato la polizia locale che stamattina ha consegnato, come ormai da tradizione, le calze della Befana ai bambini e alle bambine della casa famiglia presenti in città e del reparto di neuropsichiatria infantile dell'azienda ospedaliera universitaria in Viale San Pietro. Niente feste in piazza, con il festoso corteo per le strade, come avveniva nelle scorse edizioni, ma un momento di gioia e allegria regalato ai più piccoli. Al comando di via Carlo Felice è stata organizzata nei giorni scorsi la raccolta fondi per acquistare le calze con caramelle e cioccolatti che questa mattina gli agenti della polizia locale hanno consegnato in diverse strutture. Nell'ospedale di Viale San Pietro ad accoglierli all'ingresso c'erano i medici del reparto di neuropsichiatria infantile che hanno ricevuto il cesto di calze da consegnare ai piccoli ricoverati. Un rientro in piena sicurezza nelle scuole per gli alunni, il personale ATA e i docenti di Badesi. A partire dalle 9 del mattino, presso il centro polivalente, sono stati effettuati test antigenici rapidi gratuiti per individuare e contrastare la diffusione del Covid-19 nell'isola. Per evitare assembramenti, le persone sono state scaglionate con orari differenti suddivisi per classe, iniziando dalle elementari per poi proseguire con le medie. I tamponi sono stati acquistati dall'amministrazione comunale con la collaborazione della Croce Azzurra e l'ausilio di un medico e di un infermiere per una ripartenza scolastica in piena sicurezza. In questo caso andiamo a fare, diciamo, un controllo su tutti i ragazzi che dovrebbero rientrare a scuola il 7. Oltre ai ragazzi abbiamo compreso anche il personale ATA e gli insegnanti. Il controllo è tutto completamente gratuito a carico dell'amministrazione comunale, la collaborazione della Croce Azzurra è importantissima e quindi i medici ci hanno dato la disponibilità per partecipare e fare questo tipo di screening. Abbiamo iniziato a fare gli screening, diciamo, a settembre. Abbiamo fatto all'incirca ad oggi già 500 tamponi. Questo ci è servito, diciamo, a controllare e a gestire un attimino come erano le situazioni un po' più critiche. Se abbiamo un focolaio dentro la classe, chiudiamo quella classe lì e cerchiamo di isolare sia gli studenti, gli insegnanti che le famiglie. Al momento non ci dovrebbero essere problemi, però se in caso fosse necessario faremo, ripeto, un'altra ondata di screening per cercare di individuare quali sono i focolai e quali sono le problematiche. Sidernet distribuisce in tutta la Sardegna. Mascherine chirurgiche per adulti e bambini a 20 centesimi. Mascherine FFP2 a 99 centesimi la confezione singola. La confezione da 100 pezzi a 75 centesimi. Mascherine lavabili a 20 centesimi alla confezione singola. Nel nostro punto vendita sono disponibili i presidi di protezione individuale e tutti i prodotti per la sanificazione. Proteggiti dal coronavirus con Sidernet. Generali, partner di vita. Sidernet. Pellet certificato in sacchi da 15 kg a 4,29 €. Riscaldarsi costa meno e non fai fatica. Ad aprire il 2021 del Girone G sarà il Latte Dolce. Il nuovo anno calcistico del club biancoceleste parte dal sintetico del Basilocanu di Sennori, dove oggi alle ore 14:30 affronta il Cassino in un match valido per la 10ª giornata del campionato di Serie D. Mister Udassi deve fare a meno dell'attaccante Fabrizio Roberti, che ieri ha lasciato Sassari. Capitan Cabecce e compagni ripartono dalla sconfitta nel derby con il Carbonia per 3-2. Gli allenamenti della squadra sono andati avanti anche durante la pausa festiva. Questa è la prova della voglia di riscatto da parte del club, dopo gli alti e bassi del vecchio anno, con la speranza che dopo le interruzioni causa Covid, nel 2021 il campionato possa finalmente proseguire ininterrottamente la sua corsa, corsa di cui il Latte Dolce vuole essere protagonista. Domani anche la Torres scenderà in campo e lo farà fuori casa contro i Laziali della Nuova Florida, clima non sereno per il club turitano, 2 punti, 0 vittorie e ultima posizione in classifica, anche se col nuovo assetto tattico, grazie all'arrivo in panchina di mister Graziani e di qualche rinforzo, i rossoblù hanno cambiato carattere, squadra più aggressiva e determinata, come si è visto nell'ultima gara in casa prima della sosta natalizia contro il Nola, finita in pareggio 1-1. Ora l'obiettivo è solo la vittoria e chissà se almeno nel giorno dell'Epifania la Befana riuscirà a regalare la prima vittoria stagionale a club e tifosi.